boia. Cos'è questo? Ciclone Stadium. Ah, figo, uno sport fatto da piccoli tornadi. Questo è interessante. Che figata. Però una cosa che ho notato subito è che sembra Zootropolis con gli elementi. Cioè che giochino sullo stesso fatto. Cioè una metropoli che insegue le abitudini ovviamente di noi umani nel mondo contemporaneo, un po' come facevano i Flintstone che imitavano la società americana di Eisenhower, quindi piena di elettrodomestici, utensili, eccetera. Però a tema preistorico, quindi non è che anche Zootropolis ha inventato qualcosa, cioè ci ha messo i furri, ci ha messo il mondo animale e tutte le gag legate agli animali vari, carnivori, erbivori e tutto, però questa roba di trasformare il mondo contemporaneo in un mondo contemporaneo modificato, ucronico, fantastico, c'è sempre stata, ci mancherebbe. Però anche Monsters & Co. lo faceva, certo, però questo sembra tanto Zootropolis. Nothing weird going on here. Just a little pruning. Water is always getting into something. Anche lo stile di animazione è molto molto particolare. Non sembra manco Pixar, sembra una cosa completamente diversa. And fire. As ordered. Hanno aggiunto, cioè è proprio diverso come stanno facendo. Oh. Ci hanno aggiunto questi bordoni spessi. Molto particolare. Cioè Ganza che tutte le gag, ci mancherebbe. Dream of our family. Someday it'll all be yours. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. What the? A pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Oh. Boh, sì, sono gaghine tutte carine, basate sugli elementi. Ne possono generare praticamente infinite in questo film. So you've never left Firetown? Sorry, buddy. Elements don't mix. Hey! Plus, my dad would boil you alive. L'ha ammazzato. How does anyone get to tell you what you can do in your life? Come on! Why do they even have these? Who knows? Watch this! Ok. No, vabbè, vabbè, tecnicamente è veramente maestoso, cioè le ambientazioni sono da bocca aperta. L'unica cosa è che mi sembra voglio andare a parare sulla stessa roba di, ok, non ci possiamo mixare, ma il nostro amore, il nostro sentimento, è tipo, vabbè, Giulietta con gli elementi. Water guy? You live here? It's my mom's place. We got two kids that are swimming around here somewhere. Orca! Poi magari non sarà così, ci stupiscono, però. I've been trying to fill my father's shoes, but I never once asked what I wanted to do. Fight this! Dad, those are too hot. I love hot food. Huh? Minchia, sta scena qui è. You see? He likes it. L'acqua è resa benissimo, soprattutto la terra, gli elementi di terra, i personaggi di terra sono fighissimi. Quelli che mi convincono meno sono appunto i personaggi fatti di fuoco. Il logo è incredibile, questo c'è da dirlo. Il fuoco è reso veramente strano, con questa sorta di cel shading molto particolare. Però ecco, sembra la solita roba. Speriamo di no, speriamo che ci sorprendano con qualcosa di veramente, veramente mai visto, che cerchi di andare appunto a sviscerare i sentimenti anche più adulti, più... non so come dirvi, però ecco, più sfaccettati, andando a toccare anche magari dei lati cupi del sentimento amoroso tra due persone molto diverse tra di loro. Speriamo, speriamo. Io non voglio che sia una cosa all'acqua di rose, c'è cioè una carezzina così, facciamo due o tre occhiolini, così accontentiamo il pubblico adulto, però non prendiamo mai una posizione netta. Perché, insomma, Pixar è da un po' che non ci va giù pesante con i suoi film, esponendosi tantissimo con quello che fa. Rimane sempre in un limbo, no? Cioè, a me piaceva la Pixar perché c'aveva un lato cupo,
molto molto figo e però allo stesso tempo riusciva a vendere ai bimbi con questi mondi coloratissimi e gioiosi. Riprendeva un po' l'eredità del vecchio Walt. DreamWorks invece stava all'inizio, almeno puntava tutto sul film per adulti andante. Però ecco, poi le cose sono tanto cambiate, il mercato è cambiato, lo sappiamo come è andata a finire. Non lo so, io vorrei che tornasse la Pixar che vuole mordere anche un pochino. Vabbè, pensiamo appunto, sì, qualcuno cita Hopper che uccide gli scagnozzi, ma comunque Hopper fa dei discorsi da nazista tremendo, ne combina di tutti i colori, la scena con Picchiatore sono veramente inquietanti. Ma anche Toy Story, Woody era una merda fatta e finita nel primo film. Ma, oh cazzo, ragazzi, i sentimenti maturissimi di Monsters & Co. Wall-E, che è un film di denuncia sociale, enorme. Insomma, raga, non ne parliamo, dai. L'Incredibile è un film totalmente per nemmeno Young Adult, secondo me. Cioè, era proprio un tributo al mondo supereroistico degli anni 50, senza senso. Vabbè, comunque, grazie a Active 8 per l'abbonamento. Speriamo che sia un film You così. see? Per ora vedo He tante likes gag, la storia it! d'amore tra diversi, però poi si finisce lì. Preghiamo con tutto il cuore che sia figo. Allora, poi c'è da vedere Barbie. Posso dire che io non sono un hater di questo film. Secondo me questo film ci inculerà tutti. Tutti quanti. Dai, raga, ma... Cioè, questa è la prima inquadratura del film, cioè del trailer. I piedi di Margot Robbie perfetti. Vabbè. Ah, ho di qua Ciao tutto. Barbie! Ciao Ken! Bello che è proprio rigido come un bambolotto, Ken, mi piace. Barbie sound. Ciao Barbie! Ciao Barbie! Ciao Barbie! Ciao Barbie! Ciao Barbie! Ah, ci sono più Barbie, giustamente, perché hanno fatto una Barbie di ogni tipo e quindi nel mondo di Barbie ci sono varie Barbie di tutte le etnie. Beh, interessante. Ciao Barbie! Ah, Ciao Ken! Ciao anche Ken! tanti Ken. Perché è troppo stupido per essere solo questo, non mi torna. Potresti fermarti a dormire. Perché? Siamo ragazzo e ragazza. Per fare cosa? Ah, c'è qualcuno che si è lamentato, ma ha detto Agnese di Ryan Gosling e Margot Robbie troppo rugosi per interpretare Barbie e Ken. Ragazzi miei, state zitti. Vi può piacere o non piacere l'idea di fare un film su Barbie, ma... Zitti. Zitti. Muti. Per cortesia, muti. Guardate che... Veramente non lo so. Cioè, raga, ma che scene sono? Dai, raga, guarda, cioè, guardate queste scene, sono troppo a presa di culo. Cioè, sorrisi quasi forzati alla Truman Show proprio. Guarda, guardala, dai, non è possibile, ci deve essere qualcosa sotto. Cioè, secondo me veramente sarà una roba alla Toy Story. Quando incontrano le Barbie alla All Toys Barn. Will Ferrell. Mondo reale da questa parte? Ma quindi... quindi fanno tipo Lego Movie. Vengo insieme a te. Hai portato i rollerblade? Non esco mai senza, letteralmente. Oh, e così questa spiaggia era un po' troppo per te, Ken. Se non fossi gravemente ferito, ti sbatterei fuori dalla spiaggia, Ken. Puoi farmi fuori quando vuoi, Ken. Se vuoi fare fuori lui, devi prima fare fuori me. Ma perché c'è... Cioè, Io ma vi farei fuori tutti e due insieme. Basta, Allora fare fuori Ken! non vedo Nessuno l'ora. deve fare fuori nessuno. Cringiata assurda, secondo me no, ragazzi, secondo me sarà un film parodia, matto, completamente schizofrenico e psichedelico, però magari mi sbaglierò. Poi sto nel mondo reale, boh, secondo me, boh, va Barbie nel mondo reale, non lo so, io, secondo me ci piglia per il culo tu, ci stanno prendendo per il culo. Mi puzza, e poi secondo me questo è un trailer furbo che...
Secondo me questo è un trailer sui primi 10 minuti di film. Però. Però. Magari. Magari sbaglio, eh. A volte per fare la cosa giusta. Bisogna rinunciare a ciò che vogliamo di più. Tutti i giorni mi sveglio sapendo che più gente cercherò di salvare, più nemici mi farò. Amazing Spider-Man pure. Posso dimostrare chi sono, finalmente. Vabbè, ovviamente quello del pestacchiotto. Chiunque può indossare la maschera. È mio padre. Ma quello che conta è come si indossa. Vabbè, qui si inizia con la fine del primo. Ci facciamo un giro. Bella topona. Un attimo, esiste una squadra con tutte le migliori spider per... Bello, bella lei. Beh, ah, minchia. Ah, ci ha messo tutto. Incredibile. Questa è la lobby. Miguel O'Hara. Madonna, quanto cazzo è bello Miguel O'Hara. Tutto questo è una sua idea. Che si deve fare per entrare nello Spider-Team? Tu non puoi farne parte. E non cominciare con il Dottor Strange e il piccolo nerd su Terra 199999! Madonna, è uguale a quello dei fumetti! Tutto rugoso, scavato, tagliato con l'accetta, bellissimo! E dai, vacci piano col ragazzino! Ha avuto un insegnante terribile! Peter! Miles! Bello, bello! Madonna, con l'aggeggio porta bebè! Hai un figlio! No, 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 non puoi domestare. Aspetta. Terribile. Peter. Miles. Mayday. Ah, Mayday. Ah, quindi hanno citato anche Spider-Girl. Lo spin-off What If. Minchia, lo leggevo da ragazzino. Era in coda ai numeri di Spider-Man che leggevo del ragno totemico. Non puoi domestare. Non puoi domestare. Ora ci penso io. Madonna, quanto capo. Quanto è più grosso poi. Miles, essere Spider-Man è un sacrificio. Manca solo Ben Reilly, praticamente. Tra salvare una persona o salvare un intero mondo. Mandami a casa. Non lo posso fare. Farò entrambe le cose. Spider-Man riesce sempre. Bella, madonna, bellissimo. Lo zio Ben. Se non fosse per lo zio Ben, la maggior parte di noi non sarebbe qui. Can't stop me now! Non puoi scappare per sempre. Tra l'altro sembra il villain in questo film. Non so dove vuole andare a parare il film, bellissimo. Non posso perdere un altro amico. Miguel, non avevamo detto questo! Lo sapevi? Tu non sai che cosa stai facendo! Tutti non fanno altro che dirmi come dovrebbe andare la mia storia. No, farò a modo mio. Però è un trailer che funziona perché non ci si capisce una sega, cioè almeno io non riesco a capire dove vogliono andare a parare, e non voglio nemmeno documentare su teorie cazzi e mazzi, perché voglio vederlo bello fresco, insomma. Spider-Man! Allora, c'è anche Ben Reilly. A tutte le unità. Ma poi con lo stile... Spider-Man! Madonna! Hanno proprio ripreso lo stile del fumetto. Proprio identico. Che bello, cazzo. Sì, ma questa roba mi spaventa tantissimo. Come fanno a approfondire tutti questi nuovi personaggi? Sono io. Vabbè, meme. Sono io. Allora, ho guardato mio zio e... Dunque, vediamo. Era morto? Minchia, bellissimo il trailer. Cioè Miguel in realtà è sempre stato molto controverso come personaggio anche nel fumetto, quindi ci sta che abbiano ripreso il suo mood cupo, devastato dalla sua anche metamorfosi. Sono veramente felice, anche Berrilli sembra fighissimo, però ho paura. Guarda anche quello americano. Ok? Però ho veramente paura. Ora è diviso in due parti, eh. È diviso in due parti, quindi magari avranno tempo per approfondire tutto. Però ho veramente il terrore che non riescano a... Però, ok, eccolo qui. Ma sta dietro a tutto. Il pre-trailer. My name is Miles Morales. Grazie Paolo. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great.
foyer. You were supposed to be here at 5. All right, whatever. Whatever? Wow. Whatever? So are you like a cow? Ecco, or the a spot. I am the spot. Tra l'altro l'hanno reso ridicolo come nei fumetti. Lo amavo. Tra l'altro, un potere OP in mano a un cretino. It's not funny. Don't do that. Miles' grades are pretty good. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. What? Ooh, okay. Miles. Are you trying? Mira, that's what he will see. I gotta go. Bye. He's lying to you. And I think you know it. What's up, danger? Ah, e qui riparte dal trailer che ho visto io. Ma perché hanno tolto tutta quella parte in italiano? Sì, tra l'altro il doppiaggio italiano sembra fatto meglio di quello inglese. Non mi piace molto. Il resto è uguale. Non lo so, comunque, vabbè, sembra fighissimo, raga. Che cazzo devo dire? L'ho detto, l'unica mia preoccupazione... Ecco Bellucci che urla qualsiasi cosa. L'unica mia preoccupazione è... Che era sempre stata la mia preoccupazione fin dal primo trailer, è che ci siano talmente tante citazioni, costumi, personaggi, che perdano un po' il filo dietro a tutto questo. Spero di no. Spero di no. Il quadrante del destino. Ecco, questo è Harrison Ford che viene chiamato per fare Indiana Jones. Era lì che si guardava la televisioncina, aveva il cine puzzolente. Anche condizioni erde. Sono in pensione. In tal caso che si beve? Lo stesso per la mia figlioccia. Papà diceva che avevi trovato qualcosa su un treno durante la guerra. Ah, ma questa è la CGI. È il tipo che faceva, mi pare, i deepfake, che è stato assunto da Lucasfilm, giusto lui? Che avevi trovato qualcosa su un treno durante la guerra. Dato, beh, è fatta benissimo. È inquietantissima questa roba. Un quadrante che avrebbe cambiato il corso della storia. Perché insegui ciò che ha condotto tuo padre alla follia? Scendi dal mio aereo! Scendi dal mio aereo! Voglio droga, voglio crack! Non muoverti. Dobbiamo andar via. Fermi! Scusa. Elena! Professor Jones. Madonna, è impressionante, raga. Cioè, ma fate fa 100 film a De Niro così, vi prego. Trovatelo. Bello, senza senso. Vabbè, lui ha 80 anni che viene inseguito dalla metropolitana a cavallo. Boia, ragazzi, si parte benino. Hitler ha sbagliato. E con il quadrante correggerò i suoi errori. Tu l'hai rubato. E poi l'hai rubato tu. E poi l'ho rubato io. Ma quindi ancora Hitler ci buttano dentro, madonna. Si chiama capitalismo. Di là! Allacciate le cinture. Potrebbe esserci turbolenza. Hai fatto di tutto. Hai commesso errori. E adesso il trionfo finale. Indy, fagli vedere chi sei. Madonna, cioè sono tutti con le dentiere, col deambulatore, Dio mio. Indiana Jones. Nella vita ho visto diverse cose. Sì, certo, di sicuro. Mi hanno torturato con il voodoo. Mi ha sparato 9 volte. Una volta mi ha sparato anche tuo padre. Ah, scusa! Ma questo l'ho cercato per tutta la vita. Io ho paura della sospensione dell'incredulità che calerà a picco ogni volta che si vede Harrison Ford in scena, a cui voglio un bene dell'anima, ma veramente... Non ce la fa, bimbi, non ce la fa. Vabbè, vedremo, dai. Vedremo. Devo vedere Blue Beetle prima, perché secondo me c'è da ridere. Mi scusi, signor Reyes? Finito di grattare via la gomma dal lettino? Gax. Sembra tutto fuori dalla mia portata. Tu alla... Fotografia top, regia top. Sembra Lizzie McGuire, Dio mio. Alla fine cadi sempre in piedi. Sei Jaime. Jaime! Jaime! Jaime. No.
No, ma è tutto finto. Guarda il green screen dietro. Ma non si può fare una roba del genere con miliardi. No, no, poi l'hip hop tamarra di merda. Ce l'hai in faccia! Toglimelo! Toglimelo! Madonna, ma i fulmini li fa un bimbo col Vic 20 così. Jaime. Madonna, Pokémon Revolution c'aveva questi effetti speciali. Ma cosa? Nico? Ospite acquisito. Chi ha parlato? Tranquilli, è andato da me! Ma io spero che questo sia... non sia del nuovo ciclo di Gun, questa roba qua, perché sennò si parte molto male, Madonna, la CG di Plastia. Sistema di rientro attivato. Ah no, aspetta, ok. Aspetta, no! Lo scarabeo ha scelto te, ma appartiene a me. Che cazzo di dialoghi incredibili. L'amore che provi per la tua famiglia ti rende debole. L'universo ti ha mandato un regalo e devi capire in che modo sfruttarlo. Boh, grandissime massimi, grandissimi insegnamenti. Ogni cosa che puoi immaginare, io posso creare. Boh. Giochiamo. Vabbè. Cloud è diventato. Ottima scelta. Mamma mia, che monnezza. È roba da Batman. Batman è fascista. Boh. Grazie Waizumi, volevano fare anche i guappetti, volevano fare la James Gunnata del cazzo, la Deadpoolata, ma io non riesco a capire, non riesco proprio a capire. Oddio, guarda, si... guarda, povero poveraccio Samuel L. Jackson, ci crede veramente, aspetta solo di fare un altro film, un Tarantino. Grazie a Shallow Room per l'abbonamento. Ho letto un post di Andrea Bellucci che recitava: mamma mia, che brividi. Chissà chi si nasconde, tutti potrebbero essere uno Skrull. Ma suca, Dio Cristo di Dio. Chi è? Chissà chi è lo Skrull. Fury. Grazie Antoine Abbey. Da quando sei andato via? Grazie Kuga. Le cose sono precipitate. Bella l'esplosione! Bellina è venuta. Perché credi che sia tornato? Per i vaini. Ecco per cosa sei tornato, Summer. Non sei nelle condizioni di affrontare questa battaglia, amico mio. Madonna, ormai è tutto sguardoni. Sguardoni e battute da scrivere su Facebook da sessantennide. Non sei in grado di vincere questa battaglia, amico mio. Ma io... è diventato 100 vetrine. Oddio, l'emozione, chiunque potrebbe essere uno Skrull, mi sa. È un fatto personale. Siamo in pochi a conoscere le guerre che hanno sfiancato il pianeta, combattute nell'ombra. La Lig, lei, come si chiama? Emilia Clarke, in che condizioni è? Ti senti colpevole? Anche lei sembrava sto cazzo. Vabbè. Dove sono gli Avengers? Purtroppo non avevo abbastanza budget per questa roba, per includere. È una guerra che devo combattere. No, vabbè, non è quello, è che era sulla cresta dell'onda, sì, poi poverina ha avuto anche dei problemi di salute molto grossi, però secondo me è un po' alla fine che farà Jenna Ortega, cioè ora sulla cresta dell'onda e fra un po' se la ricorderà più nessuno. Però magari sbaglio. Da solo. Da solo, ripetiamo, perché c'è il budget solo per me, quindi per il resto. Sei la persona più ricercata sul pianeta. Sembra una bella monnezza comunque, ragazzi, eh? Non sai cosa hanno in mente per te. Il grande Nick Fury. Ma poi cosa vuole fare Nick Fury a giro per il mondo? Questo è lo Skrull, vediamo un attimo il costume. The Nick Fury.
Bello! Ma cazzo, è un mostro del Fantabosco! È il lupo Lucio, Dio mio! Ma poi gli trema la gomma piuma sulle orecchie. Dai, raga, però non si può vedere una cosa del genere! E ce l'ha Andrea Bellucci con la mano sulla con le mani sulla pelata ancora! Basta! Andrea, sei un emerito! Non è possibile una roba del genere! Grazie Tino. Ma sì, cioè, è un trailer dove Samuel Jackson cammina! Cammina a giro per il mondo e poi dice tre stronzate, fa gli sguardoni, fili. Ma che cazzo di trailer Un'ultima battaglia. è? Ecco, si aggiusta il cappottino di Balenciaga e va via nella neve a tagliare la legna. Ma che è? Disney Plus, abbonati, dai. Grazie, Arca. Ah, questo è The Marvels. Ma che è? Che diavolo Narto, stai facendo? pure! Quante ne fanno? Mi avvicino al punto di salto. Basta! Ma poi hanno annunciato, ho visto, tre serie nuove su Star Wars, eppure la nuova trilogia cinematografica. Avete rotto i coglioni, fine! Indicazioni per te, figlio. Basta! Jay Taz non sa più a cosa reattare da quanto gli entrano in culo le puntate! Pronto? Monica, c'è qualcuno? Questo è un film! Dov'è? Oh, basta citare gli Avengers! Tanto non vengono se non ci sono almeno 6 milioni di dollari a posa! Capitan Rambo. Chi è Capitan Rambo? Ma che sono i Pattis dei Power Rangers? Oddio! Mandategli i Pattis! Me la ricordate Rita? Ma che... Oddio, anche lei! Brie Larson l'ha ritrovata! Topina, per carità, però devo. Salve. Siamo qui per Kamala Khan. Ecco i nostri poteri. Ma praticamente stanno citando coso, Pimp My Ride, co come si chiamava? L'exhibit lì, come si chiamava? Cioè, è uguale la scena, gli dice che vengono a pimpare la macchina e lei è contenta e urla. Exhibit. Salve. Siamo qui per Kamala Khan. Ecco, i nostri poteri sono intrecciati. Grazie Akashi, ne ho Io posso assorbire l'energia. E tu, in Ti teoria. faccio vedere. No! No! No, ancora! Salve. Dov'è nostra figlia? Ovunque fossi tu. I Pattis! Oddio, Rita Repulsa! Ma poi è bruttissimo il gatto in CGI. Grazie a tia Paolo, grazie a Gomichi, al Mr. Hotbreds. Madonna, ma sembra posticcio a dei livelli improbabili. Guardate questa roba. Ma veramente? Ma la Marvel se continua così rischia di non ripigliarsi più, eh. Siamo un team. No, 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 niente Non team. siamo un team. Già è uscito anche Peter Pan. No, raga, però non mi potete rovinare la giornata, voglio giocare a Resident Evil. No, raga, Forse non voglio crescere. Voglio solo che resti tutto così com'è. Il tempo non si può fermare, che ti piaccia o no. Bella la polvere magica. Perché è tutto buio? Io non riesco a capire questa cosa. Perché è tutto buio? Ma non buio perché è buio fuori, ovviamente. Ma perché è tutto scuro? Non si vede una sega. Anche nella sirenetta è così, tutto al buio, con questa fotografia cupa. Non sembra un insetto. Tutto spento. Lei è una fata.
Tu sei Peter Pan. Aspettavate qualcun altro? Posso volare! Mamma mia, che disastro! Quella è l'isola che non c'è! E come la sognavi? Non avrei mai potuto sognare questo! Che posto è? Non ci sono regole, scuole, orari per dormire, soprattutto... Non si cresce mai! Sei tu la Wendy! Sei figlio di grado! Peter! 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 Poi ti fanno vedere tutto il film! Capitano, è Peter Pan! Mai pronunciare il suo nome! Ma dopo, ma povero Jude Law! Madonna santa, ma torna a lavorare con Sorrentino, fai 600 papi diversi, ma guarda come t'hanno conciato, maremma maiala, ma guarda lì in che condizioni è, veramente, con la parrucca appicciata alla capoccia. Lascia stare mio fratello! Ti mancavo? Come ai vecchi tempi. Vecchi come... Ma poi c'è il riportone. E te, capitano? Ehi, tenetevi forte! Hai sentito? Ma fai vedere il coccodrillo come è fatto. Tutto, tutto. Crescere potrebbe essere la più grande avventura al mondo. Ma poi tutto finto, tutto in CGI, anche la vela che tagliava col pugnale, tutto finto. C'è il nuovo film di Wes Anderson, è vero, che si chiama Asteroid City, se non erro, no? Raga, io lo amo, lo so che sta diventando manieristico, cita se stesso, si fa le seghe su se stesso. Però Wes Anderson mi ha dato l'Isola dei Cani, raga, una persona che mi ha dato l'Isola dei Cani, purtroppo avrà il mio rispetto, furbo il signor Volpe, avrà il mio rispetto per sempre, per sempre. Anche se si sega davanti a uno specchio per 2 ore, avrà fatto Fantastic Mr. Fox e l'Isola dei Cani. Grazie a Sir Luke per l'abbonamento. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Ma poi Tom Hanks, guarda come l'ha fatto bello. Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Junior stargazers and space cadets. Each year we shall... Boh! Asteroid Day. Commemorating September 23rd, 3000... Boh, Steve Carell, che è uno dei miei attori preferiti in assoluto. Io lo amo, Steve Carell, lo adoro. Dato di origini italiane, non dimentichiamoci. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel. Ma che cazzo di cast c'è? Manca solo coso, manca solo Bill Murray. Jen, thank you. Pediatrician, you were very awesome. Actually, maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know. Ah, figlia di tu, della tua madre. Now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy... Che poi ormai... Cioè, lui sta raggiungendo uno stile cinematografico assurdo. Cioè, sta facendo animazione anche se... Cioè, senza accorgersene, probabilmente. I looked at us. The alien. How did like we're doomed. Cioè, probabilmente perché la stop motion gli costa troppo e guadagna meno, e allora la fa con l'attore, ma lui farebbe tutto questo in animazione palesemente. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City, legally? The world will never be the same. That's an alien doing jumping jacks, that's an alien in a top hat. What's out there? The meaning of life. Maybe there is one. Are you married? I'm a widower, but don't tell my kids. You're saying our mother died 3 weeks ago? Let's say she's in heaven. Which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but... Ma dov'è Bill Murray? Mi sembra strano. ...included my daughter and your four non children. È sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too.
They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Mm-hmm. Fate change, fate change. Mamma mia, che sembra veramente. Comunque, raga, cioè, palesemente vuole fare animazione, ma non gliela fanno fare. So fast. Fate change, fate change. Going so fast. I do a nude scene. You wanna see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. Ma poi il font. Lo guarderò con grande piacere. Grande, grande piacere. Beh, come tutti i film di Wes Anderson. Grazie Matilde, grazie a Bjorn Focke. Sembra anche interessante il film. Grazie a Teo Zaffire. Mi ricorda Moonrise Kingdom, che aveva quel mood lì. Grazie a Xwix, Teo Zaffire, tutto sui personaggi, tutto sui loro sentimenti, i loro rapporti. Mi piace quando fa così. Non ti voltare. Che c'è? Da dove è spuntato? Ruba al massimo, raga, purtroppo sono caricato. Dove vieni? Che cosa ci fai qui? Canis lupus. Vulpes vulpes. Non parla la nostra lingua, né il latino. Sembra che lo tanto sa. C'ha mille interpretazioni questa scena, la scena più bella del film. Io ho una fobia dei lupi. Tagliato tra l'altro. Una bellissima creatura. Augurategli buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. La mia interpretazione è che il lupo in questo caso rappresenti la parte selvaggia di Mr. Fox, la parte più da animale, insomma, la parte più istintiva. Parte che lui a poco ha abbandonato e che qui decide di abbandonare definitivamente, perché comunque siamo alla conclusione del film, per abbracciare una vita dedita alla famiglia, ai figli, quindi alla parte più umana, più antropomorfa del suo corpo, della sua essenza. E quindi io la interpreto così, cioè questo ultimo saluto a quest'anima libera e selvaggia che viene rappresentata dal lupo. Infatti lui si emoziona nel salutarlo alla fine. E lui ha la fobia dei lupi proprio per quello, perché ha la fobia in realtà della sua anima più animalesca, perché comunque l'ha portato sempre nei casini. Io gli ho dato sempre questa interpretazione qua, però ci sono tantissime robe. Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Indovina chi c'è su YouTube, è Giuppi.